Amici di Eureka TV, oggi siamo a Sipicciano, in provincia di Caserta. Ci troviamo in compagnia di Giovanni Severino e Vincenzo Napolitano, che sono i due fautori di questa nuova partnership inaugurata oggi. Intanto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Cominciamo dal titolare del potere, Don Giovanni, che ci ospita in questa bellissima tenuta. Come è partita questa partnership? È partita dall'esigenza che avevo di creare insieme ad un soggetto serio la possibilità di allargare la piazza, il volume di affari, entrare anche in Europa, cercare di entrare anche negli Stati Uniti, in Russia, eccetera, eccetera. Esperienze che abbiamo anche avuto, per la verità, ma che poi abbiamo coltivato poco, per cui era necessario e c'era bisogno di trovare un partner che fosse una persona seria innanzitutto e che avesse già di questa esperienza. E diciamo che sono stato fortunato perché ho incontrato Enzo Napolitano delle cantine mediterranee, che è sicuramente all'altezza di quello che noi pensavamo di fare. Vincenzo, Cantine Mediterranee nasce a Napoli, si sviluppa però non solo sul territorio napoletano e oggi inaugura una nuova partnership. Quali sono gli obiettivi? Bene, l'obiettivo principale è quello di fare rete, nel senso di insieme unire per le nostre forze per portare i nostri prodotti sia casertani ma anche diciamo beneventani e irpini non solo in Italia ma soprattutto all'estero. Questa, io credo molto nella rete perché è l'unico mezzo che porta noi piccole e medie aziende ad arrivare a certi livelli, a certi mercati che da soli non potrebbe mai avvenire. Quali sono le qualità con cui andrete a commercializzare i vini in questione? Ma fondamentalmente noi punteremo sulle falanghine, sugli aglianici del casertano, oltre ad una gamma un po' più vasta che viene già prodotta da Cantine Mediterranee, e soprattutto puntando su quello che è il biologico, ma biologico vero, biologico puro, e quelle che sono le alte gamme, cioè prodotti di grossa qualità, prodotti invecchiati anche in barrique, prodotti che non debbono essere commercializzati immediatamente ma che comunque debbono avere le loro fasi di maturazione. Inizia questa collaborazione con degli obiettivi molto ambiziosi, parliamo di 800.000 bottiglie all'anno. Sì, circa in un anno, calcolando che molti sono prodotti che imbottigliamo direttamente. E infine, avrete modo di commercializzarli solo attraverso i canali tradizionali o vi avvarrete anche di un sito web per le vendite online per chi è più lontano? Certo, questo è molto importante, saremo attrezzati anche per questo con un e-commerce, con una possibilità di creare un sito proprio per la vendita non solo nazionale, tipo un po' come Amazon che vende un po' in tutto il mondo. Una cosa del genere la dobbiamo fare anche noi, però un po' più là, un progetto futuro, non nell'immediato. Giovanni, quanto è soddisfatto di questa partnership? Oggi molto, e spero e credo che avrà sicuramente un futuro eccellente. Non possiamo dire roseo perché qui abbiamo del bianco. E allora inauguriamo questa partnership con un brindisi a tutti loro e con l'augurio da parte nostra e da parte di tutto il popolo dell'Oreca di una prospera partnership per il 2019, per il 2020 e in crescita così via. Grazie. Grazie a lei. Grazie Fabio. Amici, noi continuiamo brindando a tutti voi e alla buona riuscita di questa partnership.